ancora che mi ha colpito, come spesso accade quando si sentono i racconti, questa è di una storia passata, ma nell'oggi ce ne sono tantissime simili in tante parti del mondo, di questa contrapposizione nell'occasione anche dell'8 di marzo, donne carnefici, tra virgolette, seppur spinte dalla fame, dalla morte dei propri figli, e donne vittime. Io credo che questa crisi non solo della politica ma anche di un sistema economico che ha fatto acqua da tutte le parti e ha creato vittime nei paesi di quello che una volta si definiva sud del mondo, sotto i nostri occhi e nella nostra indifferenza, adesso il fenomeno delle vittime si diffonde anche nei nostri paesi, e uno degli effetti è questo, che io temo, questa recrudescenza di un conflitto tra donne ricche e povere e tra donne affamate e donne fortunate, perché tu stessa hai detto: io sono stata una generazione fortunata, tu, mia madre, quelli che noi, ma perché siamo vissute, non eravamo le braccianti della Puglia, perché in uno stesso periodo, in maniera coeva, quando la distinzione tra classi sociali era così forte, a cui si sta tornando, stesse donne della stessa età potevano vivere storie agli antipodi, con la museruola o accudendo bambini come ci hai descritto tu, oppure nelle università e nelle protagoniste di un cambiamento della politica come è stato quello delle donne nel Novecento. Ecco, la domanda è questa: nella ricostruzione di una democrazia organizzata, si possono, secondo te, con le nuove forme, attraverso nuove suggestioni, ricostruire alleanze anche tra le donne? Perché le donne, dalla democrazia organizzata, come è stata organizzata, spesso vengono non solo a volte radiate, a volte semplicemente estraniate. Quindi mi piacerebbe, a partire da questa storia che hai descritto, che quindi ha assunto per te un valore simbolico, se si potesse così condividere qualcosa anche su questo aspetto. Magari perché, per esempio, in America Latina, dove tutto il discorso dei semter, insomma di tutta questa, mentre parlavi mi sono ricordata, anche perché stiamo leggendo delle cose su Marianela Garcia Villas, su tutta la storia del Salvador e del Brasile, ci sono grandi somiglianze. Lì il tema di come le donne si sono alleate o non si sono alleate ha fatto una differenza. Cosa succederà per noi?